Madres Paralelas di Pedro Almodóvar. Ho sempre desiderato di parlare di un film subito dopo averlo visto, non durante, subito dopo, sui titoli di coda. Ma al cinema non mi è mai stato possibile, per ovvi motivi. Qui in casa invece con lo streaming adesso è possibile. Ho provato molto piacere vedendo questo film di Almodóvar. Mi è piaciuto e non mi è piaciuto. Ma ci sono entrata dentro come quando vedevo i film al cinema, ed è cosa veramente inconsueta. Quindi se mi è capitato con questo film di Almodóvar, significa che è un film straordinario. È una fusione perfetta tra cinema e teatro. I visi poi sono ricorrenti, Penelope Cruz è una delle sue muse. E si nota, anche se è diverso da tutti gli altri film di Almodóvar, si nota il suo tocco, la sua impronta, il suo timbro emotivo. Madres Paralelas. Le donne sono sempre protagoniste nei film di Almodóvar. Almodóvar deve aver amato la madre tantissimo e assorbito da lei molta femminilità. Perché i film di Almodóvar sono femmine. Questo innanzitutto, indipendentemente dalla storia. E questa storia non ve la voglio raccontare nemmeno in sintesi. È giusto che la vediate al cinema.